l'ASIC Viero di Matteo e Minelli, gli indisponibili a livello fisico, a livello di squalifiche Santoro, Ileri e Tentardini. Poi per il resto siamo tutti disponibili, da valutare le condizioni di Diakité, che oggi ha riferito un leggero fastidio, però non lo so adesso come sta, devo parlare con lo staff di fisioterapia. Poi per il resto ci siamo tutti, cioè tutti quelli che rimangono. Loro devono fare la loro partita perché sono costretti a vincere. Non credo conti molto quello che dica Braglia di noi sul fatto che giochiamo bene, perché poi quello conta relativamente. Io credo che le loro motivazioni saranno alte, perché devono vincere per forza, sono andati in ritiro, hanno la pressione del Catanzaro dietro. Noi giochiamo questa partita un po' con meno pressione naturalmente, ma anche per noi è importante, perché vogliamo comunque mantenere una buona posizione di classifica, anche se poi penso che nei playoff giocare in casa sarebbe sì un fattore importantissimo, però poi nella singola partita può succedere tutto, quindi non sarebbe un dramma anche se non dovessimo giocare la prima partita in casa. Però rimane il fatto che per noi è una partita importante, difficile, sappiamo le loro caratteristiche, l'abbiamo preparata, cerchiamo di fare il massimo. Ma per caratteristiche abbiamo giocatori che si sposano bene con Andrea Rigoni, perché Andrea Rigoni ha nelle sue caratteristiche l'intercetto, la difesa, il contrasto, e quindi a fianco di Andrea Rigoni sia Mungo, che ha caratteristiche di regia, caratteristiche tecniche, sia Costa Ferrera, che ha caratteristiche tecniche, ma ha maggiori caratteristiche di attacco rispetto a Mungo. E sia Lombardi, che è puramente un regista, secondo me sposano bene tutti e tre, e sono queste le tre alternative che ho a disposizione. E Lombardi, sì, Lombardi è la scelta più logica, perché è un ragazzo giovane, un ragazzo che sta facendo bene, che è con noi da 6 mesi, quindi potrebbe essere una scelta logica. Poi, ripeto, c'è Mungo, c'è Costa, di soluzioni ne ho. Diciamo che domani si scontrano anche, a parte Avellino e Teramo, si scontrano due generazioni di allenatori. D'altronde Bragli è stato il tuo di allenatore. Ecco, quando un allenatore giovane come te affronta uno che ha così tanta, molta più esperienza, come si prepara la partita? Come la prepara? La si prepara con l'indole di quello dell'allievo che vuole superare il maestro? Con quale spirito? Beh, sarebbe il massimo, sarebbe quello sì, sarebbe bellissimo, ma non per una mia questione personale, proprio per la squadra. Si prepara in maniera, io almeno l'ho preparato in maniera normale come ogni partita, non pensando a Braglia. Ho avuto la fortuna di averlo e quindi conosco un po' più quello che chiederà la propria squadra, quindi lo so più o meno quello che il tipo di comunicazione che avrà avuto con i ragazzi. Però l'abbiamo preparata in maniera identica, abbiamo cercato di capire che tipo di partita sarà, abbiamo cercato di capire la loro forza, il loro modo di giocare e cercando di non farglielo fare sostanzialmente. Sappiamo i loro punti deboli, ma sostanzialmente la partita si prepara così. Sì, io ho molto rispetto per Braglia, naturalmente credo che abbiamo due modi di pensare diversi. Io è il primo anno che alleno, cerco di avere, no, un approccio mio, ma nutro grande rispetto per un allenatore come Braglia, che ha, se non sbaglio, 1.000 panchine nei professionisti, e quindi ne ha visti di giocatori, ne ha fatta di strada, e quindi ho grandissimo rispetto per un allenatore così.